Berlusconi. Qual è la proposta effettiva? Quindi si dovrebbe riprendere una presenza, guardi. La proposta è che si dovrebbe riprendere una presenza in quella parte del mondo, perché essere fuggiti in questa maniera è un messaggio devastante. La comunità internazionale, non è che si può eludere, adesso paghiamo quelli che fanno la guerriglia, e dove andiamo con questi metodi? Quello... anzi, gli mandiamo dei soldi ai talebani, così coopereranno con noi. Bisognerebbe riprendere l'intervento così come è stato interrotto. Perfetto. La storia non insegna niente ad alcuni, ma neanche la cronaca. Abbiamo visto che in 10 giorni che cosa è accaduto in quel paese. Certo, continuare a mandare, senatore Gasparri, continuare a mandare dopo 20 anni, continuare a mandare eserciti, armi, bombe, non serve a niente. No, dobbiamo mandare, dobbiamo mandare cooperazione. Io sono molto felice di aver visto quella foto con Di Maio in spiaggia il giorno di Ferragosto, se penso che al posto di Di Maio, alla Farnesina o al Ministero della Difesa potrebbe esserci gente che la pensa come Gasparri, che nonostante i fallimenti storici, i fallimenti storici. Quindi sta dicendo che era meglio vederlo al mare? È molto meglio non vedere certe persone, è molto meglio vedere certe persone, senatore Gasparri, che continuano a insistere, con la politica delle bombe, quando questa politica ha fallito storicamente, e pensano per addirittura, come ha appena detto, di continuare a mandare truppe o di mandare ancora gli italiani da soli. Era questo che voleva dire. Guardi, lei faccia pure cabaret, che evidentemente le viene bene, ma qui parliamo della vita di persone, della vita di 53 italiani morti, della vita di tanti altri. Senatore, questo è un momento di serietà. Il suo punto di vista non dà rispetto e giustizia alla tragicità del momento. Io la invito a fare il senatore e non il cabarettista, caro Gasparri, perché questo è un momento tragico, è un momento tragico. Lei dovrebbe assumersi anche per il ruolo istituzionale che ha, ben altro atteggiamento e ben altra responsabilità. Poi se lei vuole mandare ancora le bombe, vuole mandare i soldati italiani, io sono felice di vedere Di Maio in spiaggia, perché Di Maio in spiaggia è la garanzia che personaggi come lei stiano a casa, perché è lì che devono stare. Noi dobbiamo intervenire nei rapporti con l'Afghanistan, nei rapporti con quel mondo, in modo diverso, perché il modo con cui abbiamo agito fin oggi ha fallito. Vogliamo ammetterlo o no che la fuga da Kabul è una macchia indelebile su tutta la storia dell'Occidente? E allora quella macchia l'abbiamo fatta con i suoi metodi, Gasparri. Adesso cambiamo metodo, per favore, perché forse peggio di così non possiamo fare. Peggio di così e di come pensa lei non possiamo fare. Ci sono altre strade, cerchiamo altre strade. La pace, la cooperazione, non i soldi ai talebani, come lei ha detto banalizzando il mio concetto, ma i soldi e l'aiuto alla popolazione è un modo intelligente per far vedere che l'Occidente non è vigliacco e fugge, ma si prende le sue responsabilità. Una brevissima replica, senatore. Dalle spiagge il terrorismo. Allora, secondo questo signore, l'Occidente dovrebbe finanziare i terroristi e fa bene Di Maio stare questo con la detto, questo con la lo dice lei. Questo lo dice lei, dimostrando che non capisce, se dovete ricominciare, forse perché vi parlate sopra uno con l'altro. Non c'è più sordo di chi non vuole ascoltare, e lei lo dimostra anche in questo caso, non solo sbagliando strategia, ma anche senza l'umiltà di ascoltare, perché non ho mai detto di finanziare il terrorismo, e questo voglio dire è abbastanza evidente. Mi fa replicare. Allora, la cooperazione con i talebani non è una via percorribile, perché cooperare con chi reprime i diritti non solo delle donne ma di tutti è impossibile. Andiamo alle bombe. Io, quando mi è stato chiesto cosa fare, bisognava ripristinare e proseguire quella missione la cui cessazione sta determinando una strage, e la cooperazione con i terroristi è una complicità che il mio partito non consentirà che si realizzi. La può fare Di Maio dalle spiagge, i grillini, non la può fare certamente un partito che difende la democrazia, i diritti delle persone, la libertà. La cooperazione con le persone. Allora, la cooperazione.